andando bene grazie agli amici che ci stanno dando una mano. Questo è il primo banchetto che facciamo davanti alla chiesa del Divin Lavoratore, che vuol dire tanto nella sua parola, Divin Lavoratore, come solo le nostre suore dirigevano. Ecco, la nostra petizione, voglio dire, non è contro né la congregazione né contro la casa generalizia delle suore. La nostra petizione è solo perché abbiamo bisogno che le suore di Vigevano rimangano con noi. Noi le vogliamo con noi, sono nate a Vigevano. Sono 145 anni che professano la loro storia a Vigevano. Non lasciamole perdere, sarebbe un bene prezioso disperso. Teniamocele queste suore. Tante le cercano, noi le abbiamo, non lasciamole perdere. Grazie. Sono le vostre suore? Sono le nostre suore. Io posso dire da parte mia che io ho battezzato i miei tre nipoti, ho fatto il mio 25esimo matrimonio, 50esimo matrimonio, e siamo sempre accolti con una grande amicizia e cordialità, e quando ho bisogno di un aiuto anche morale c'è sempre qualcuno che così che li ascolta, che mi dà una mano, e io la ringrazio per questo. E se van via perderò un grande affetto, mi dispiacerebbe tanto. Credo che anche i cittadini di Vigevano la pensino come me, perché se sono qui è perché vogliono, pretendono, direi osano, chiedono che le nostre suore rimangano. Lasciatecele, per piacere. È veramente un peccato se dovessero lasciare, sia per loro ma anche per la città. Tra l'altro è un posto che è un punto di riferimento non solo per chi ha bisogno, ma per esempio danno anche ospitalità agli insegnanti che vengono qua a Vigevano nelle scuole, magari in attesa di trovare un alloggio. Quindi diciamo è anche un servizio alla collettività, non solo alle persone in difficoltà. In Corso Genova, se insomma non ci fossero più le suore Maddalene, verrebbe meno proprio una parte di città, ecco. Quindi noi speriamo che questa decisione possa essere rivista. Ripeto, capisco le ragioni, non posso andare a decidere in casa d'altri, però io credo che le suore, c'è un problema di accudirle, tutta la città le accudirebbe. Poi la destinazione che vogliono ovviamente dare alla struttura è una scelta loro, ma le suore sono convinto che non troverebbero l'amore e l'affetto da parte di tutti, e non sarebbero sole anche negli anni a venire in cui magari avranno bisogno di più aiuto. Sindaco, questa è una delle prime postazioni per firmare la petizione. Ci saranno altri giorni, altri appuntamenti. Quando i cittadini potranno, quando le persone, perché non solo i cittadini dicevano, sì, possono firmare la petizione, quando si potrà firmare? Beh, allora ci sarà in Piazza Ducale, la nostra bellissima piazza, che è quella più centrale, un banchetto già il 14 aprile e poi ancora il 28 di aprile. Poi io credo che comunque ci si organizzerà in ogni parrocchia per lasciare comunque un foglio firme, ma sono convinto che questa raccolta andrà benissimo, la gente appunto sta chiedendo dove poter firmare, quindi io credo che in breve raccoglieremo le firme, ripeto, non come atto, come dire, di contrarietà o di opposizione alla madre generale o chi, ma come dimostrazione dell'affetto, per cercare di far capire anche loro che insomma questo non è un convento come gli altri, proprio nel cuore della città, e portarle via sarebbe veramente un qualcosa di estremamente doloroso, non solo per loro ma anche per noi, e mi faccio interprete ovviamente di tantissimi cittadini che mi hanno anche contattato in questo momento.